Mamma mia, che ansia. Torniamo a casa, perché dobbiamo fare sempre brutte figure? Tu non mi devi distruggere i sogni, capito o no? Minchia, a me tocca. Mamma mia. Buonasera, Sceffi. Buonasera. Buonasera. Come ti chiami? Signora Maria. Che piatto ci prepara oggi? Pasta col sugo. Quello lì è tuo papà. Beh, il papà, il marito sono io. Ma che quello? No, no, è mio marito, è mio marito. Sembra che c'ha 90 anni, ma è mio marito. È che si vede sempre con un pigiama e sembra vecchio, capito? C'è un problema, non ho capito niente di quello che hai detto. Vabbè, dobbiamo cucinare o dobbiamo parlare? Bello. Guarda che manca solo un minuto. Ho capito, però, se quello mi fa le domande, io parlo, cucino. Dai, salta. Mannaggia di quello, ma che cazzo me l'hai fatta fammi? Guarda. Non ce la fa. Con energia. Con energia, con energia. Come butto di sangue. Dai, 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 chiudo il piatto. Finisci sto piatto. Oh, aspetta, bello, menchia. Nome del piatto. Rigatoni alle muerte trovagnoni. Com'è? Fa cagare. Uè, scemo, come fa cagare? Barbieri, com'è? Cioè, ha lo stesso sapore del detersivo che metti in lavatrice, uguale. Canavaccio. Fa senza consiglio. Che cazzo hai detto? No, no, io non voglio sapere niente. Uè, cavolotto. No, non è possibile, non è possibile. Che cosa non è possibile? Dai, parola, dai. Io questo non lo mangio. E non te lo mangiare! Cazzo, che facciamo? Non mandare che rimuovi a Filippo Cristiano stasera. Vabbè, quindi? Per me no. Per me no. Per me un no. Per me un no. Beh, e andate a fare il culo tutti allora, me. Lo sapevo. Stai ridendo? Bravo. Intanto, perché andiamo a casa tu, traslochi. Vai a fare il culo tu e ste quattro cuochi. Benvenuti. Per 21 giorni i fidanzati e le fidanzate vivranno separati in due villaggi diversi. Tutto questo è Temptation Island. Baby, we define brand. Ho deciso di scrivere a PlayStation Alia perché mio marito ultimamente si sta trascurando. Io sto qua a Trenitalia perché dice che non si paga e può esserci facciamo una settimana di mare gratis. Le coppie stanno per scoprire sono le ragazze single. Madonna, mi puoi stare dentro sopra lo stomaco. Qual è la ragazza che ti piace di più? Loredana, ma non per niente, che se dovesse andare bene abbia dietro casa mia. Ora tocca alle fidanzate. Ma ci penso io, mo. Qual è il ragazzo che ti piace? Edoardo, Massimo, Fabio e Mattia. Pure a te, Filippo, se ti prendo di sott'occhio. È il momento di salutarsi definitivamente. Ciao, amore. Mi raccomando a te che ti scaccio. Giuro che mi comporto bene. Ho un video per te. Muerto almeno. Oh, siamo entrati. Ha detto che si comportava bene. Ma non ieri muerto Cristiano. Come stai, signora? Bene. Sta balena. Fumi? Sì, sì, da sempre. Che se non ha mai fumato, sto puerco. No, va bene, ha passato la sigaretta dalla bocca sua, quindi è come se si sono baciati. Senti, Filippo, chiedi il falò di contorno. Di confronto, di contorno. Come cazzo si chiama il... Una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto. Una volta teniamo la vacanza gratis e questo chiamo subito il falò di contorno. Complimenti. Non ci potevo stare altri 4-5 giorni, no, che mi sono abbronzato a metà come un muratore. Cioè, mi fai schifo, te la sei pure baciata. Tu a casa mia non entri la più. La verità è casa della banca che mancano ancora 17 anni di mutuo. Decidi di uscire da solo. No, Filippo, torno con lui. Allora, mia. Hai detto che mancano altri 17 anni di mutuo. Che faccio? Lo pago da sola? No. Hai visto, Filippo? Mi dovevo fare la vacanza gratis e qua sto pagando pure il conto. Vai a fare il culo tu, Trenitalia e lo farò di confronto.